Due settimane, tutto a posto, sta procedendo tutto quanto bene. Tutto a posto. L'orchestra è prontissima. Benissimo, perché stasera ci saranno delle novità e al termine della trasmissione presenteremo noi l'abbiamo chiamata l'Economic Orchestra, è vero? Economic. È un'orchestra formata, devo dire un esperimento unico nel suo genere, formata da alcuni concorrenti, alcuni dilettanti allo sbaraglio di questa edizione e anche delle passate edizioni, che si esibiranno in un motivo musicale senza usare alcuno strumento. Niente, è vero? Niente, è una cosa completamente nuova, completamente diversa da tutte le altre. E poi ci sarà anche, ma intanto io vi comincio subito per presentarvi Antonella. Buonasera. Buonasera. Dunque, io anche a te ho chiesto le settimane scorse se era tutto a posto, se avevi preparato bene tutto quanto. Sì, sì. Hai preparato certo. Tutto? Perché questa sera Antonella si esibirà, ecco qua un'altra novità, si esibirà in un ballo, canterà. Non so come andrà a finire, questa è la verità, non sarà lo so. Sarà un successo. Sarà un successo, dice lei. Va bene, io te lo auguro. Facciamo veramente. Facciamo le corna. Allora dico, spero che vada tutto quanto bene. E poi c'è ancora un'altra novità questa sera, cioè tutti quanti voi seguite Beautiful, abbiamo tra insomma nostri ospiti, abbiamo anche, no non ve lo dico, così vedete tutta la trasmissione, e se ve lo dico subito allora addio sorpresa, anche se l'avete magari già appreso dai giornali. Comunque per il momento passiamo subito alla ricerca della nostra valletta di turno, che io penserei di scegliere non tra le signore gentili del pubblico, ma poiché abbiamo applaudito tante volte per tante settimane quella bravissima coreografa che è la nostra Cris, allora io dico, visto che sei venuta stasera in veste perché non deve preparare nessun balletto, sei venuta qua in veste di spettatrice, dai Cris, vieni su, forza, vieni. Oddio, ma che uscio tu ho preso, che vergogna. No, il bello è che ti abbiamo sempre visto con la tuta, cioè, sei quasi irriconoscibile così. Senti, però potrai anche dare una piccola mano quando la ragazza tenterà di ballare, no? No, è bravissima. Grazie, è stata lei che l'ha preparata, quindi non dubito che andrà tutto quanto bene. Però devo fare le solite domande. Cris e poi di cognome, scusi? Keneally. Yes. Beh, va bene. Che cosa fa nella vita? Coreografa. Accetta di fare la valletta? No! Dai, su, come forza. No. Ho paura. Sì, no, dai, vai, forza. Avanti allora, via. Okay. Da quella parte, Cris, grazie, bravo. Tu vatti a preparare, non ti dare subito aria a partire dall'inizio della trasmissione e così noi possiamo presentarvi ancora una volta i nostri concorrenti, gli ultimi nostri concorrenti di questa sera che sono... Arturo Campagnolo! Yolanda Abati! Enzo Nicastro, Giuseppe Huber e Michele Senone, Carmine Bonagura, Teresa Guarino, Angelo Basetti, Nunzio Scolaro, Daniele Leocata, eccoli qua. I nostri baldi concorrenti, ai quali la improvvisata valletta Cris leggerà il giuramento che dovranno prestare. Ti prego, Cris. Arcibaldi concorrenti, inseparabili artefici di questa nostra corrida sempre più avvincente, milioni di spettatori vi guardano, vi seguono e vi chiedono di esprimere il meglio di voi stessi. L'ardore della lotta non vi deve far prendere la mano e far dimenticare i principi di lealtà verso gli avversari e dell'osservanza del giudizio del pubblico.
Lo giurate sì o no? Sì! Molto bene! Ah, perfetto! Chris, l'hai letto benissimo e devo dire che era la prima volta, ci crediate o no, che leggeva questo giuramento. E adesso sentiamo come se la caverà la nostra Antonella, spero un po' meglio. Certo. Sì. Amato pubblico, pubblico eletto, la vostra folta e calorosa presenza è di sprone ai nostri concorrenti, tesi a superare se stessi. Essi ripongono in voi la massima fiducia. Sarete dunque degni di essa giudicando comunque a favore o contro di loro con la dovuta obiettività, sì o no? Sì! Perfetto! E allora non perdiamo altro tempo e passiamo subito a presentare il primo concorrente! Ecco che porta il numero 5, ricordatevi che c'è ancora per questa settimana il concorso di sorrisi e canzoni Facciamo 40. Prima carta, numero 5, prego. Allora, il signor Nunzio Scolaro di San Piero Patti, me. Messina. 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 Te. Non è della zona, la deve perdonare. Dunque, senta, mi è sfuggito, lei è di Patti. Sì, di Patti, nativo, San Piero Patti, abito a Padova. Abita a Padova? Sì. E a Padova cosa fa? Mio figlio gestisce attualmente un panificio con pasticceria. E lei dà sì, una mano al figliolo. Sì. Ma fino ad ora che cosa ha fatto? Sempre lo stesso fornaio? No, ho fatto variati lavori. Ho fatto la carriera militare. Ho capito. Ho lavorato. Adesso, insomma, in pratica. Adesso intanto abbiamo occupato il panificio e sono la padre e il figlio. Ho capito. Dunque, lei è pensionato sotto certi aspetti. Pensionato, allora, sì. E qui alla corrida cosa è venuto a fare? Un nuovo ballo. Un nuovo ballo? Cioè un ballo inventato da lei? Un nuovo ballo da me inventato, che l'ho chiamato la ballata del gambero. La ballata del gambero, si sentiva la mancanza per i gamberi di un ballo dedicato a loro. No, sono quasi 2000 paure. Ah, ecco, cioè del gambero. Io lancio la ballata del gambero. Ecco, che cosa l'uomo consiste? Comune, chiaro, no? In che cosa consiste questo ballo del gambero? Esiste che io, durante il mio ballo, eseguirò delle figure che ricordano i movimenti del gambero. I movimenti del gambero. Cioè, va indietro. Sempre in armonia con le note musicali. Ah, sempre con... Vabbè, adesso vediamolo. È una sua idea, comunque. È una idea, grazie. Benissimo. Prego, prego. Come on, everybody! There's a brand new thing going around. And it's called... Purtroppo ho l'impressione che lei con questo ballo del gambero abbia preso un granchio. È andata male, è andata male purtroppo. Ma comunque, complimenti lo stesso, sa come di voi. E non finisce qui.
questa è l'ultima settimana, come dicevo prima, per partecipare al gioco facciamo 40 di sorrisi e canzoni. Voglio ricordare che fra tutti gli tagliandi che saranno pervenuti verrà estratta ancora una volta come primo premio un'auto Opel Corsa City e come secondo premio uno scooter Reporter Italjet, oltre a numerosissimi premi. Poi voglio ricordare che tutti i tagliandi che sono pervenuti a sorrisi e canzoni parteciperanno ad una estrazione di 100 milioni in gettoni d'oro, quindi conviene partecipare e spedire il tagliando, d'accordo? Quindi non ve lo dimenticate, assolutamente. Benissimo. E adesso possiamo, una professoressa dell'orchestra, della Economic Orchestra, che sta andando in sala prova, semplicemente questo. E adesso passiamo al secondo concorrente. Buonasera. Buonasera. Ecco, che porta il numero 7. Il signor Angelo Passetti di Roma. Ah, di Roma, lei è di Roma, sì. Signor Passetti. Sì, di Roma. Sì, Passetti o Passetti? Con una S sola. Una S sola. Sì. Ecco, allora, signor Passetti, lei a Roma avrà un'attività o sì. È in pensione? No, lavoro alle poste. Lavora alle poste? Sì, sì. Negli uffici postali? Cioè, sì, un ufficio principale, diciamo. Un ufficio, al circolo di costruzione di Trastevere. A trasferire, sì, sì. Sì. Senta, però quando ha qualche minuto di pausa magari nel suo lavoro allieterà i suoi colleghi, i suoi amici con qualcosa per cui si presenta qui alla corrida, cioè lei cosa fa qui da noi? Canto, sì. Canto lirica, sì. La donna immobile di Verdi, sì. Da Rigoletto. Sì, dico, i suoi amici sapranno di questo suo hobby, eccetera. Esattamente. E cosa dicono gli amici? Sono contenti. Sono contenti che sì. Lei è venuto qua? Sì, sì, sono contenti. Sì. Ma sono contenti, mi perdoni, forse... Sì, sì, sì. Cioè, sono contenti perché dice almeno che un giorno non lo sentiamo, oppure dicono, no, oh, siamo contenti no, che no. Finalmente lo vediamo no, in secondo, televisione. Secondo loro, insomma... Sono sicuro che lei in questo momento sarà invidiato da tutti i suoi colleghi. Vedrà che diranno, guarda il Passetti che sta lì alla corrida e accompagnato dal maestro Roberto Pregadio nella Donna Immobile. Duca, il Duca di Mantova. Che t'ha fatto? No, in serio. Abbiamo avuto a Cavaradossi, abbiamo avuto Germont, abbiamo avuto non mi ricordo chi, adesso c'è il Duca di Mantova. È sì. Il personaggio. Ah, si ha fatto bene a spiegare perché lui effettivamente si spiega molto male quando cerca di dire le cose. Allora, La Donna Immobile è cantata dal Duca di Mantova. Prego. Qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero, sempre una papile legge ad rovizio, impianti riso e menzognero. La donna è papi col piuma al vento muta d'accento e di pensiero. E di pensier, e di pensier. È sempre misero chi a lei s'affida e chi le confida mal cauto il cuore, eppur mai non sentesi felice appieno chi su quel seno non liba amore. La donna è moppi col piuma al vento muta d'accento e di pensier, e di pensier. Basta, grazie, basta così, basta così, basta così.
forse, se posso permettermi di dire, lei aveva una voce un po' troppo esile per il personaggio, semplicemente questo, perché mi pare che fosse abbastanza intonato. Eh? Il Duca di Mantova era un po' più... Com'era il Duca di Mantova? Un po' più robusto, insomma. Robusto. Ecco, forse le mancava, come si dice, le physique du rôle, ecco, ma per il resto la stessa cosa. Prego, si può accomodare, grazie. Prego. Bene, allora possiamo passare un altro componente dell'Economic Orchestra che va a prendere posto nella sala prova, passeranno ogni tanto, logicamente. Siamo giunti adesso al terzo concorrente. Ecco, che porta il numero 5. Allora. La signora Teresa Guarino di Enna. Ecco, benissimo, brava. Signora, signorina Guarino. Non sono sposata, comunque allora, fa lo stesso, è la stessa cosa. Ecco, ci sono delle persone che ci tengono a farsi chiamare signorina oppure signore. È difficile che uno dica, o signore o signorina è la stessa una cosa. Una volta l'una, una volta l'altra. Allora, ecco, questa è la serata in cui lei che è. Io... Cioè, una volta è signore, una volta è signorina. Stasera che serata è? Voglio sentirmi regina. Regina? Perché no? E perché? La regina c'è il re, quindi allora è signore. Dunque, senta, signora Guarino, sì. Lei ad Enna svolge una qualche attività, cosa fa? No, è artistica più che altro, perché di altro sono in cerca di lavoro. Comunque artistica faccio del teatro e... Cioè recita? Sì, sì, è una grande passione la recitazione. Ho capito, allora è venuta qua per presentare... Una canzone, una bella canzone. Ah, beh, non credevo una cosa di prosa, no, invece una canzone. Beh, anche cantando si può recitare, io sì, credo. Sì, certo, certo, po'... certo. Allora, cosa ci fa ascoltare, signorina? E se domani? E se domani? Vai, 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 vai. E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me, quello che basta all'altra gente no, non mi darò. Nemmeno l'ombra della perduta felicità. Avrei perduto il mondo intero, non solo te. E se domani, e sottolineo se, avrei perduto le montagne, non solo te. Grazie. Mi pare che sia andata molto bene. Devo dire che aveva ragione prima nell'affermare che insomma le canzoni vanno molto spesso interpretate. Lei l'ha interpretata molto bene. Grazie. Ci ha dato dentro, come si dice. Sì, io no? Vivo quello che anche non vivo.
È sempre vibra, insomma, poche certo, parole. Certo, certo. Grazie. È lietissima della sua conoscenza. Ma si immagini, caro. Grazie. Oh. E se domani... sì, sì. Vabbè. Arrivederla. S'accomodi pure. Arrivederci. Grazie. Oh, naturalmente... Ancora un altro componente della economica orchestra che va a prepararsi in sala prova, perché si devono preparare e mettersi d'accordo tutti quanti insieme. E come dico sempre a questo punto, non finisce qui. Bene, allora maestro, che cosa hai preparato per questa sera? È un brano che è tratto dalla colonna sonora, cioè uno dei brani della colonna sonora del film 2001 Odissea nello spazio. C'è questo pezzetto in cui ci troviamo, sì, io e te insieme, sì, che è sempre divertente, sì, devo dire, anche quando non c'è assolutamente da ridere, però 2001 Odissea nello spazio, sì, il film di Kubrick, il film di Kubrick. Kubrick, Stanley e Olio, sembrava. No, Stanley poi il titolo Così parlò Zarathustra. Questo è del 1896. 1896, cioè, 1896 era Riccardo Strauss. Secondo me non avete capito molto di quello che stiamo dicendo, cioè che il tema musicale di Odissea nello spazio era un poema sinfonico scritto da Richard Strauss, che si ispirò a Nietzsche, al filosofo Nietzsche, aveva scritto un libro intitolato allo stesso modo, mentre invece Strauss lo aveva intitolato Also Nacht Zarathustra. Mamma mia. Poi dopo ti spiego che vuol dire. Vabbè, allora a questo punto non mi resta altro che presentarvi la nostra orchestra e il maestro Roberto Pregadio. Bitte! Thank you.
Bravissimi. Bravo, bravo. Bene, questa orchestra ci ha dato delle grosse soddisfazioni. E adesso passiamo al nostro sponsor, Galvani. Galvani, sapete che ci ha fatto compagnia in questi mesi presentandoci moltissimi suoi formaggi, tutti diversi per gusto e sapore, ma uguali in una cosa molto importante, cioè sono tutti prodotti in modo sano, secondo ricette tradizionali, tutti consegnati freschissimi. Ecco perché resiste da così tanto tempo. Galvani vuol dire fiducia. Ora, qui vicino a me ho il signor Pierino Gastoldi. Lei è il signor Pierino Gastoldi, che è un negoziante che è qui grazie ad un concorso Galvani. Voi sapete quel concorso che ha avuto un grosso successo e che ora è terminato naturalmente, mentre invece poi tutti potranno partecipare all'estrazione finale di cui parleremo dopo. Dunque, il signor Gastoldi ha il suo negozio dove? A Bariano, in provincia di Bergamo. In provincia di Bergamo, vogliamo vederlo, dov'è questo suo negozio dove lei vende i formaggi Galvani, ecco. Chi è questo signore? Il piazzista. È il piazzista Galvani, è uno dei 2000 piazzisti Galvani che girano con il camioncino. Ecco, lei lo ha ricevuto, prende gli ordini, naturalmente il piazzista, lei è contento, contentissimo, il signor Gastoldi, anche perché si trova qui con noi e può vincere una bella sommetta, in quanto che ha già vinto, insieme con il cliente che ha mandato la cartolina per il concorso, ha già vinto 11 milioni, cioè 5 milioni come premio base, più 6 prove d'acquisto di 1 milione ciascuno, 11 milioni in tutto. Potrebbe addirittura raddoppiare la vincita di 22 milioni. Allora, qual è il prodotto jolly di questa settimana? È Bel Paese, Bel Paese. Bel Paese, anzi, i formaggini crema Bel Paese vi presentano da oggi un nuovo prodotto, le fette Bel Paese, gustose, delicate e garantite dal marchio Bel Paese. Infatti sono riconoscibili per la tradizionale etichetta. Le fette Bel Paese sono ottime, mangiate così come sono, nei panini, nelle insalate e cotte nei toast, sugli hamburger, o come volete voi. E qui non continuo più perché a quest'ora uno che parla di queste cose gli viene l'acquolina in bocca e non sa come proseguire. Va bene, adesso ci colleghiamo con l'altro nostro studio, dove c'è la nostra Antonella che dovrà nascondere naturalmente il Bel Paese, e lei dovrà cercare di farlo ritrovare al suo cliente. Allora, Antonella? Sì? Mi senti bene? Sì, sì, tutto bene, tutto a posto. Allora, nascondi per benino i tre pezzi e lei, signor Gastoldi, guardi bene dove li nasconde. Corrado? Sì? Visto che l'ultima puntata favorisco il signor Pierino? Beh, vabbè, insomma, mica tanto, eh. Lo favorisco? O no? Sì, fai va? Come lo vuoi. Faccio come voglio. Allora. Vedi come la favorisce bene, proprio. Beh, ma tanto poi lo trovano sempre. Uno. Poi. Poi. Ops. Ops. Oddio, questa è una traccia evidente. Sì, devo nascondere le tracce. E due. È come una detective. E poi il terzo? E il terzo è... sarà il più... Ah, come faccio? Devo salire sopra. Guarda che sono tutti contenti. E tre! E per fortuna che era facile. E c'è pure rispettosetta, eh? No, no. Vedrà che li trova. O l'hai fatta apposta per... Vabbè. Comunque, vabbè. Allora, vogliamo far entrare il signor Fumagalli. Credo sia il signor Fumagalli il cliente, no? Buonasera, signor Fumagalli. Buonasera, signor Corrado. Buonasera. Ciao, Piero. Ciao. Dunque. Allora, signor Fumagalli, faccia bene attenzione, perché la nostra Antonella li ha nascosti per benino, però io sono sicuro che il signor Gastoldi saprà indirizzarla molto bene, ricorrendo alle solite due parole. No, oppure buono, come è buono il Bel Paese, va bene? O buonissimo, quando si troverà vicino al bersaglio. Allora, è pronto, signor Fumagalli? Lei è pronto, signor Gastoldi? Si ricorda bene dove sono? Mi raccomando, dipende tutto da lei. Allora, pronti, uno, due, tre, via, forza! No, buono, 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 buono.
Buonissimo, 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 buonissimo. Dai, dai, Kelly, oh, dai. Oh, no, è mica che... No, ma che vuol dire l'ultima? Buonissimo. Anche per rispetto agli altri che l'hanno buonissimo, preceduta. Buonissimo, buonissimo, dai, buonissimo. Signore, buonissimo. Buonissimo. Tu stai zitta. Buonissimo. Non c'è. No, 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 di lì, dai, buone, buonissimo, buonissimo, dai, dai, buonissimo. Buonissimo, buonissimo. No, buonissimo, buonissimo. Buonissimo, buonissimo. Forza! Dai. No, 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 buono. Buono. No, 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 no. Buono, buono, buono. Buono, buonissimo, buonissimo. No, buono. Buonissimo, giù tutto. Ma come giù tutto? E questa roba che costa? No, no, no. No, 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 buono, 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 no, 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 buono, 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 buonissimo, 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 no, 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 buonissimo, butta, butta via, butta, no, buonissimo, no, 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 vai, secondi, buonissimo, su, forza, dai, no, 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 giù, giù, lì, giù, buonissimo, buonissimo, no, 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 forza, no, no, dai, forza, forza, no, forza, dai, buoni, butta via, butta, butta, È per fortuna era l'ultimo, per fortuna era l'ultimo. È difficilissimo però. L'ha trovato, è lì. Ho disfatto così. Senta, poi i danni ce li pagando a parte. Sì. Perché, comunque sono lieto di comunicarvi che grazie a questo sgolamento del signor Gastoldi e anche a quello che ha combinato il signor Fumagalli, avete raddoppiato il vostro premio, per cui vincete tutti e due, ciascuno, 22 milioni. D'accordo? Grazie. Arrivederci, signor Gastoldi. Grazie, signor Corrado. Arrivederci, complimenti, arrivederci. Grazie, anche a lei, signor Fumagalli. Grazie molto mille, bene, signor Corrado. Molto bene, siete andati benissimo, va bene, va bene, va bene, va bene. Oh, è terminata anche la sponsorizzazione Galbani, che ci ha tenuto compagnia per 3 mesi. Abbiamo visto attraverso il concorso, attraverso i camioncini, attraverso i negozianti distribuire tanti e tanti milioni, centinaia di milioni addirittura. Però il concorso non finisce qui, ci sono ancora 2 mesi in cui potete partecipare spedendo le vostre cartoline e partecipando alla estrazione di numerosissimi e ricchissimi premi. Adesso vi farò spiegare per benino da Antonella quello che dovete fare, d'accordo? Il camioncino della fortuna Galbani ha già premiato centinaia e centinaia di persone ed ancora vi invita a vincere. Non lasciatevi scappare l'occasione. Per partecipare, applicate sulle cartoline che trovate nei negozi da 1 a 6 prove d'acquisto dei prodotti Galbani o speditele in busta chiusa a questo indirizzo. Concorso Galbani, il camioncino della fortuna, casella postale 1380 20185 Milano, con i vostri dati e il timbro del vostro negoziante. Tutte le cartoline pervenute entro il 31 luglio parteciperanno alla grande estrazione finale del 3 settembre, che metterà in palio 196 premi da 1 milione ciascuno in gettoni d'oro e un premio per un super fortunato da 200 milioni sempre in gettoni d'oro. Per un totale di ben 396 milioni. Affrettatevi, i prossimi vincitori potreste essere proprio voi. E buona fortuna a tutti da Galbani. Bene. A questo punto salutiamo Galbani, il nostro sponsor che ci ha tenuto compagnia, come dicevo, per 3 mesi, uno sponsor che ci ha fatto venire, lo dicevo anche questo prima, l'acquolina in bocca grazie ai suoi formaggi, ci ha fatto venire veramente appetito. Non dimenticatevelo, anche se è finita la corrida, non dovete dimenticarvi di andare dal vostro negoziante di fiducia e comprare Galbani, che vuol dire fiducia. D'accordo? E a questo punto passiamo al quarto concorrente. Buonasera. Buonasera, che ha portato il numero 5 per il concorso di sorrisi e canzoni.
Il signor Daniele Leocata di Civitavecchia, lo sapevo. Di Civitavecchia, Roma. Bravo, bravo. Adesso il signor Leocata, Leocata. Sì. Dunque le chiedo scusa perché credo che quando l'ho annunciata la prima volta ho detto Leocata, quindi le chiedo scusa se ho detto Leocata. Leocata, adesso deve avere la cortesia di aspettare qualche minuto perché abbiamo un intervallino. Poi scambieremo due chiacchiere, d'accordo? Ci vediamo tra poco, grazie. Ed eccoci qua allora con il nostro concorrente, il signor Leocata di Civitavecchia. Dove esercita che attività? Cameriere. Fa il cameriere a Civitavecchia e che altro fa? Cioè, è evidente che non è venuto qua per servirci una pietanza. Sì, qualche imitazione. Qualche imitazione. Imitazione di animali, di cantanti, di attori. Che di un attore e tre cantanti. Un attore e tre cantanti. Ma queste imitazioni lei dove le fa in genere? Così, non so, al ristorante si diverte a far sorridere i clienti facendo delle imitazioni. Ogni tanto anche. Ogni tanto, eccetera. Vabbè, adesso sentiamo quello che succede qui alla corrida. Ci dice lei chi imita di volta in volta? Lo dico subito adesso. Lo dice subito così loro sanno chi è. Allora facciamo Carlo Verdone come inizio, poi Formula 3, una canzone di Formula 3, poi... Vabbè, poi li dirà mamma, non si sa. Prego. Ok. Buonasera, io sono qui per presentarvi due o tre ospiti che stasera stanno a corrida. Noi li sentiamo, va bene? Zitti, Prego, maestro. Ti stai sbagliando, chi hai visto non è Francesca. Anche quell'altra è bionda, però non è Francesca. C'era un uomo in più, no, non può essere lei. Sono diventato un sognatore, vendo sogni per mestiere, canto pure le canzoni che non so. Sono diventato un sognatore per sentirmi meno solo e per non sapere più quanti anni ho. Mi basta avere gli occhi chiusi per fotografare il mondo, per guardare il negativo, quanto il mare sia profondo. Questa ruga che ho sul viso è tatuaggio di un dolore. Emozioni, una vita che scivola via, l'inventario dei miei giorni migliori, per un cuore senza ipocrisia. Lei si è fermato forse prima del tempo, però io le chiedo scusa perché ho sbagliato un pochino io a non chiederle di dire esattamente chi erano questi cantanti, perché hanno avuto l'impressione che fosse sempre lo stesso, invece no, lei stava cambiando, ecco. E allora qualcuno si è distratto e magari ha fischiato, gli altri invece che avevano capito molto bene hanno applaudito. Comunque c'era un po' di gente che fischiava e un po' di gente che applaudiva. Lei va via a metà contento, va bene? E a metà scontento. Okay. Comunque, grazie. Complimenti e auguri. Bene, adesso dopo aver ascoltato il signore... è un altro professore dell'Economic Orchestra che va a prendere posto nella sala prova, perché devono naturalmente fare una prova tutti quanti insieme. Un'orchestra che non dimenticherete mai, un'orchestra da antologia televisiva, ve lo garantisco io. E adesso passiamo tranquillamente al quinto concorrente. Buonasera. Buonasera. Che porta il numero 4? Il signor Enzo Nicastro di Napoli. Brava! Sei diventata brava, Chris, veramente, tranquilla. Allora, signor Nicastro, dunque, lei a Napoli, è nato a Napoli? Sono nato a Napoli, risiede a Benevento. E risiede a Benevento.
E a Benevento cosa fa? Sono pensionato, però mi diletto a scrivere poesie e canzonette. Quante ne ha scritte? E ne ha scritte parecchie. Parecchie? Parecchie, però non ha avuto mai successo. Non ha avuto mai perché successo? Perché non ho avuto mai la possibilità di fare l'imbatto col pubblico. Beh, però, può sono darsi stato, che questo... sono stato sfortunato. Meglio tardi che mai. Può darsi che questo sia l'inizio di una... E secondo il parere della gente, sì, sono un discreto poeta vivente. Sì. E ha superato anche Dante, però col naso. In che senso? Cioè... Perché lei ha un naso... Ha un po' il naso pronunziato. Ha il naso pronunziato. E allora, anche questo mi ha fatto perdere molte occasioni, perché sono stato un po' complessato. Ah no, ma per carità, uno non deve essere complessato dal naso. Allora, pensi Pippo Franco che dovrebbe fare. Invece parte del successo del simpaticissimo comico deriva anche proprio da questo naso che lo fa prendere subito poi in simpatia. Poi un'altra cosa, non so dica... se è consentito dirlo. Non lo so, aspetti, me la vuole dire prima a me, poi vediamo un po' che... Sono costretto a scrivere, per non essere disturbato, sono costretto a scrivere le poesie nel bagno. Ho capito. Ma sono indisturbato. Ho capito, va bene. Dove spremo le meningi ed escono certi versi per dirci. Vabbè. Certo che lei mi potrebbe dare motivo per dire tante cose, però non è qui la sede adatta. No, ecco. Bisogna fraintendere. Certo, ma chi vuole che lo fraintenda? Hanno si pensato a una... sempre di poesie. Ma certo, certo, è una poesia anche quella. Dunque, senta, lei le scrive lì le poesie, sì, ecco, sì. E naturalmente non le adopera, le porta... le porta fuori e poi le legge ai suoi familiari, eccetera. E qui ci recita una poesia? No, sono venuto a cantare un cantastoria. Ho vissuto la guerra del Golfo, no? E mi è venuta l'ispirazione di scrivere un cantastoria sulla guerra del Golfo. Insomma, la descrive evidentemente come è successo, dal primo giorno fino alla fine. E quanto dura, scusi? Quanto dura? È breve. È breve, va bene. Come è intitolata? Intitolata? La crisi del Golfo. Ah, la crisi del Golfo. Vai, Saddam. Un pezzo, un pezzo. L'Iraq si armava e nessuno pensava all'intenzione di far l'espansione. Un piano ambizioso per lo sbocco al mare e per i pozzi dell'oro nero. Il 2 di agosto dell'anno scorso Saddam Hussein il Kuwait occupò, unendo poi con l'annessione questa nazione all'Iraq del Sud. Gli Stati Uniti hanno reagito all'annessione di questa nazione. Hanno imposto l'embargo per evitare il conflitto e far finire la crisi del Golfo. Il tempo è passato, ma si è rifiutato il dittatore di lasciare il Kuwait. Gli americani mi dispiace, ma... Purtroppo è arrivato Schwarzkopf e mi dispiace, ha dovuto finire. Comunque non ha importanza. No, certo, l'importante a me è... No, a me è importante la composizione, certo, non l'esecuzione. Certo, certo, certo. Mi interessa poco di quello. Comunque è andata abbastanza bene perché la cosa era piacevole. Ripeto, è arrivato il generale americano, ha rovinato tutto questo. Vabbè. Pazienza, arrivederla, si accomodi da quella parte.
Allora, ancora due componenti della Economic Orchestra che vanno in sala prova per naturalmente mettersi d'accordo soprattutto sulla tonalità della loro esecuzione. Fra poco ci sarà l'ospite e vorrei ricordare a tutti, soprattutto a coloro che seguono Beautiful, che c'è un ospite penso gradito a tutti quanti, perché si tratta del personaggio forse più positivo di questo lungo romanzo, Ethan Wayne. Ci vediamo tra poco. Facciamo? Lo volete lasciare libero? Lasciatelo! Oh. Non è possibile che siate così affamate! Venite! Ragazzi, ma che cosa! Ciao! Come va? Bene? Bene. Aspetta un attimo, let me fix my microphone. Vieni qua. Allora, auricolare. È tutto pieno di rossetto, ma cosa avete fatto? È questo, dove preferisci? Di qua? Qua? Va bene? Sì, eh? Aspetti un attimo. Va che... bene. Ok. Yeah. Ok. E certo, adesso sarà un pochino... Grazie. Allora, io devo dire a Ethan che è il figlio di John Wayne, che John Wayne gode di buona fama in Italia, perché siamo stati tutti patiti di John Wayne, lo siamo ancora nel vedere i suoi film. Io personalmente sono veramente uno di quelli che non si è perduto mai un film di John Wayne, perché questo personaggio duro, rude, però generoso poi alla fine, un personaggio veramente positivo. Direi come personaggio positivo è anche Storm in Beautiful, no? È un personaggio positivo decisamente, quello interpretato dal nostro Ethan. Vorrei chiedere una cosa a proposito di Beautiful. Dunque, è una cosa che si chiedono in genere tutte le donne, tutti quelli che seguono Beautiful. Ma per esempio, questo Rich, ma perché a un certo punto non ha deciso di fare il duro anche lui con Caroline invece di fare tutte le cose, perché non sarà sposata, insomma. Stefani, ma perché non ha detto alla fine dei conti che c'aveva sta figlia che era nascosta da una parte, che non si... Questo Thorn che gliela fanno proprio sotto gli occhi e non si accorge mai di niente. Ma, cioè, come mai tutto questo? I don't know, you know, I show up for work. Non lo so. My lines. Io vado al lavoro, leggo quello che devo leggere. È giusto, perché dici io che ne so, io recito una parte lì e cosa... No, perché la cosa importante è che la gente crede che voi viviate veramente quell'avventura, capito? E che quindi sappiate tutto e possiate cambiare addirittura il corso degli eventi, ma in definitiva non lo potete fare, no? No, but wait, when I'm walking down the street. Aspetta. In Italy... And a little old lady comes. Quando cammino per le strade in Italia, una vecchietta mi viene a dire: non ascoltare, tu non devi fare così. Succede in tutto il mondo, in definitiva, non soltanto in Italia.
No, what happens in Italy. Soprattutto in Italia. In Italia, sì. Perché noi siamo dei passionali. Well, siamo dei passionali. Perché pensi che sto qua? Senti, ma se gli dobbiamo togliere il rossetto? No, ma sta così bene. Devo dire che è bellissimo. Vedete, questo rossetto sta a significare quanto bene gli hanno voluto le persone che lo hanno incontrato. Senti, no, io volevo dire, è stato difficile per te toglierti di dosso il personaggio di Storm? No. No. Storm is a character. Storm è un personaggio. Storm is written. È scritto. So when I go to work, I get perciò, the pages. Quando vado al lavoro, mi danno i fogli. I put what I feel into it. Ci metto tutto dentro. And that makes Storm. E quello fa Storm. Now I'm in Italy. I have adesso another in Italia, and it's a completely different person. Un altro ruolo, un'altra persona. It still has part of me inside of it. Ha sempre una parte di me, però. Ma ha interpretato anche altri ruoli, se non mi sbaglio, non soltanto quello di Storm. Sì. So che per esempio hai fatto un serial in America dove hai fatto il poliziotto, se non mi sbaglio. Yes, that's playing now. Sì, va su Londra adesso. E qui in Italia sei per girare un altro serial intitolato Piazza di Spagna, se sì. non mi sbaglio, vero? Sì. Che personaggio fai? I play a guy named Alvaro Martini. Faccio la parte di Alvaro Martini. He starts off, che all'inizio. He's always in trouble, financial sta trouble. Sta sempre nei guai. He has to do things lira. That someone like Storm Logan wouldn't do. He a cose che Storm non farebbe mai. Wiggles to try to get by. Un po' furbo. And in the end. Però alla fine he looks at all the people that he's dealt with and he sees all the experiences that he's had. Guarda tutte le sue esperienze. And he falls in love. Si innamora. And becomes a good person because of all the things that have happened and because of all the stuff that he's gone through. E diventa una brava persona per tutte le cose che gli è successo. Insomma, un personaggio positivo anche qui. Una yes. domanda che viene istintiva. Il cognome Wayne ti ha favorito o no? Well, I can't say it's hurt me. Non posso dire che mi ha fatto male. But it hasn't. When Ma my dad died, I was 17. Quando mio padre morì, avevo 17 anni. We didn't live in Los Angeles. Non abitavamo a Los Angeles. We didn't hang around people in the film business. Non stavamo con la gente di cinema. So when I started working perciò, as a stuntman. Quando io cominciavo come un stuntman. It was because I knew some stuntmen from years ago. Era perché conosceva gli uomini che facevano questo lavoro anni fa. And as the years went on, I got little acting parts. E poi parts. Piano piano prendevo i piccoli particini nei film. And really after Beautiful, I stopped dopo doing Beautiful, stunt work. Ho finito and con i now stunt just work. Acting. Adesso faccio solo l'attore. So, having the name. Avendo un nome come. Is good. It opens well, the doors. È buono. Ti apre le porte, ma. But it doesn't give you the job. Ma non è che prendi il lavoro per questo. Senti, ma ti è successo mai qualcosa di particolare, di curioso, recitando? Particular in what sense? In che senso? Cioè, uno può prendere una papera, adesso non so come si dice papera in inglese. Paper? No, papera. Non lo so. Cioè, ti sei sbagliato, qualche ti è capitata yes, qualche situazione curiosa? Sì. Much, you know, many. Molte. Because I think one of molte, the problems molte. Having a name like Wayne. Uno dei problemi di avere un nome come Wayne. Is that you get in the doors that you probably shouldn't get into yet. Che tu apri le porte che non dovresti forse entrare ancora. So you're not ready. Perciò non sei pronto. And it's a little bit embarrassing. Diventa imbarazzante a volte. Senti, una domanda così. Ma John Wayne, com'era dentro casa? Cioè, c'aveva il berretto verde, c'aveva il cappello da cowboy, era lì con. Com'era in casa John Wayne? He was very similar to his era molto personality. Simile. Al suo personaggio nei film. Because all the perché films for him were words with his personality. Tutti i film per lui
erano parole, però con suo personaggio. So, home, allora, a casa... I'll tell you a story. Ti racconto una storia. How he would handle discipline. Come lui ci disciplinava. When I was about 13 or 14 Quando years io old, avevo 13-14 anni, we were at a friend's ranch in Oregon. Stavamo in un fattorio di miei amici in Oregon. I was crazy about cars and motorcycles. And piacevo tantissimo le macchine, le motociclette. There was a four-wheel drive. E c'era una macchina a quattro ruote. That I took for a drive. E io lo portavo in giro. Which was basically okay. It was kind of unsaid. Insomma. So my little sister came with me, and mia sorella piccola è venuta insieme a me. We got the car stuck and bent the bumper a little bit. Abbiamo fatto un piccolo incidente, diciamo. So with my father, you never waited to tell him. If allora con mio padre non aspettavi di dirlo che qualcosa era successo. So I went back to the ranch, the sono house. Sono tornato alla casa. Playing cards with his. Lui stava giocando a carte. Some friends. Con degli amici. And I said, Dad, allora ho detto, I had papà, the car and I ho preso la macchina. Got it stuck in a hole and I bent the bumper a little bit and Marisa fatto un piccolo incidente. E mia sorella stava insieme a me. And he never looked at me. Lui non mi guardava nemmeno in faccia. Kept playing cards. Continuava a giocare a carte. He said, disse, how old do you have to be to drive? Quanti anni devi avere per guidare la macchina? I said, 16. Io ho detto 16. He said, how old are you? E lui mi dice, quanti anni hai? I said, 13. Ho detto, 13. He said, oh. E lui diceva, oh. Kept playing cards. E continuava a giocare a carte. You don't understand, this is my father, this is questo John è mio Wayne. Padre. When he said something like that, quando lui diceva una cosa così, era molto seria, molto pesante. But he wasn't, però, he didn't, he used... Però lui things usava like that to get the point across. Le cose per farti or capire. You. Non è che ti menava o he ti spaventava. Let you know. Ti faceva capire. Un personaggio positivo anche in casa. Sì. Senti, Ethel, io a questo punto non posso fare altro che ringraziarti per il tuo intervento qui alla corrida. Però mi permetto, a nome di tante persone che ci seguono e sono milioni, di farti i più cari auguri perché tu possa diventare un giorno grande e famoso e bravo come tuo padre. Thank you very much. Grazie a te. Ciao. Ciao. Ethan Wayne. Ed ora eccoci al sesto concorrente. Anzi, ai sesti concorrenti, buonasera, che portano il numero 6. I signori Giuseppe Huber e Michele Senone di Orte 6 Bz. Bolzano. Sì, Bz. Bz. Questo non l'avevate mai sentito, bzz, è vero? Bzz. Dunque, allora signori, vorrei chiedervi, cosa fate a Bolzano, per meglio dire a Ortisei? Scolpire. Scolpite? Cosa scolpite? Tutti e due. Io crocifissi. E lui? Io un po' quello che capita. Sì. Ma cioè scolpite in legno? In legno, in legno. In legno scolpite. Quindi avete una bottega artigianale o... No, solo un lavoratorio, un privato. Un lavoratorio privato, cioè uno viene da voi, vi ordina, vorrei questo, così, vorrei quest'altro, sì, e sì. Voi eseguite su ordinazione, oppure create secondo la vostra fantasia. Come mai vi siete messi insieme? Noi siamo tutti e due nella stessa banda musicale. Oh, ho capito, però nella banda musicale la chitarra non c'è. No, no. Allora... Come mai vi è venuto in mente di mettervi insieme? Cioè, lei suona la chitarra, è evidente. Lei cosa fa? Io fischio. Ah, lei fischia? Allora, e che cosa fischia? Un po' del tutto.
Sì, ma adesso questa sera qui alla corrida cosa fischia? Il Carnevale di Venezia. Il Carnevale di Venezia. E noi siamo qua per ascoltarvi. Lei deve venire qui forse vicino al microfono per far sentire la chitarra e lei fischia. Lei deve accordare il fischio. Deve accordare. Prego. Prego. Complimenti, anche perché penso che non sia decisamente molto facile modulare il fischio nel modo come lo stava modulando lei, tipo yodel era quasi. Ci vuole il fiato. Ci vuole il fiato. Va bene, allora complimenti a tutte e due, accomodatevi. Grazie. Pure da quella parte, prego, prego. E adesso siamo giunti al momento di Nelson Piatti. Certo che Nelson Piatti è veramente incredibile per due motivi, ricordateveli tutti. Il primo è che è veramente imbattibile contro il grasso dei piatti, al punto che ne basta, lo sapete benissimo, una goccia per togliere il grasso da una pentola, lo sapete benissimo perché si vede nella pubblicità, no? E poi è incredibile che Nelson Piatti, pur essendo così efficace, costi pure poco rispetto agli altri. Ma cosa volete di più? Ma quante settimane è che lo sto chiedendo alle persone che vengono estratte prima dell'inizio della trasmissione, in questo caso queste tre gentili signore e signorine che sono esattamente Damiani Anna, Longo Anna Maria e Bornaccioni Angela. Allora, siete state fortunate perché partecipate al gioco Nelson Piatti. Poi pensate che Nelson Piatti fa anche un bellissimo regalo a tutti, cioè l'assicurazione casa Serena Mediolanum, lei l'ha già fatta, brava, brava. Questa assicurazione, allora lei mi conferma che è veramente utile, indispensabile per tutta la famiglia. Infatti l'assicurazione casa Serena copre tutti i danni che potete provocare ad altre persone fino a 500 milioni. L'assicurazione sarà vostra gratis, gratis, così. Basterà acquistare, gratis per un anno intero, sia ben chiaro, basta acquistare due flaconi di Nelson Piatti. E poi è valida per tutti i componenti della vostra famiglia che vivono con voi. Ma cosa volete di più? Volete guadagnarvi dei gettoni d'oro anche? Allora andiamoli a guadagnare con il nostro gioco. Ecco, io voglio ricordarvi ancora l'utilità di questa assicurazione casa Serena Mediolanum, perché possono capitare tante situazioni, non so, per esempio trapanando il muro danneggiate la parete del vostro vicino ed ecco che interviene subito l'assicurazione casa Serena Mediolanum. Poi, mentre state sciando, così inavvertitamente fate del male ad un'altra persona, state tranquilli, perché? Perché grazie a Nelson Piatti avete questa assicurazione che vi garantisce dai danni che avete provocato. Oppure, non so, praticando degli sport come per esempio il judo, fate volare
involontariamente si intende, il vostro avversario. Vedete, oh, e questi sono tre semplici esempi, ne potremmo citare tanti altri di danni che si possono provocare. Allora, siete pronte per il gioco? È pronta lei, signorina Damiani. Allora, è pronta, lo sa come si svolge il gioco, ormai è la 13ª puntata. È pronta? 1, 2, 3, via, forza, avanti, forza. Vediamo, su. È entrata, forza, vediamo se... No, forza, deve uscire, esce. No, tu stai ferma, Antonella. Cosa ti impiccia, Antonella? Lascia che gli avvenimenti prendano la giusta piega. Oh, allora, avanti, forza, prenda le polizze. Via, avanti, signorina Damiani, su, di corsa. Avanti, su, non perdere, oh, lì, dall'altra parte, deve uscire sul davanti. Avanti, ha perduto del tempo prezioso, che fa? Forza, via, avanti, su, corra. Una scarpa alla pezza, dopo gliela ridiamo. Ha portato 6 polizze, 6 secondi in meno dai 54, 48 secondi, va bene. Adesso passiamo invece all'altra concorrente, la signora Longo, Anna Maria, cerchi di non andare lungo. Allora, pronta? 1, 2, 3, via, forza Longo, Longo ci sa fare, forza Longo, avanti Longo. Forza, su, è una specie di catapulta, brava, ha capito com'è un po' il gioco, via, forza Longo, esca, forza, avanti, via, prema, su, 34 secondi meno 2, 4, 5, una che lei è caduta all'ultimo momento, 6 secondi, meno 6 secondi, quindi passiamo a 28 secondi, tenga. Adesso rimane l'ultima concorrente, la signorina, signorina Bornaccioni Angela, Bornaccioni, che ha fatto? No, le scarpe le deve tenere come le hanno tenute le altre, in caso se le perde poi gliele restituiremo. È pronta? Pronta, via, forza Bornaccioni, forza, avanti Bornaccioni, brava, dai Bornaccioni, avanti, brava, la Bornaccioni è in testa. Si ricomponga. Allora, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 secondi, tenga Bornaccioni, Bonaccioni proprio. Allora, dunque, abbiamo portato via 10 secondi e adesso andiamo alle postazioni. Venite qua, allora abbiamo 48 secondi, 28 secondi e 13 secondi. La Bornaccioni ha dato il meglio di se stessa, devo dire, nella gara. Allora, grazie alla polizza che avete portato con voi potete eliminare tutti i danni che potete provocare. Introducete la polizza nell'apposito contenitore, ecco qua, via, i pericoli sono scomparsi. A questo punto, grazie a Casa Serena Mediolanum, non correte più rischi, ma grazie soprattutto a Nelson Piatti. Adesso però non è detto che lei abbia vinto, perché qui abbiamo il jolly che può togliere dei secondi a una di voi tre. Vediamo un po', scelga prima lei Bornaccioni, brava Bornaccioni, poi scelga lei Longo e poi infine la signorina Damiani. Allora aprite e vediamo chi di voi tre ha il jolly e quanto vale soprattutto. Lei c'ha il jolly? Lei c'ha, oh, è proprio fortunato, 12 secondi, assicurazione Mediolanum, 12 secondi, quindi passa a un secondo. Ha vinto proprio in pieno, le faccio le mie congratulazioni, brava, se l'è meritato, o se l'è guadagnata veramente.
Allora, vogliamo cominciare dall'ultima, dalla signorina Damiani. La signorina Damiani, come tutte le altre concorrenti, ha vinto una grossa fornitura di Nelson Piatti. Tutte e tre avete vinto Nelson Piatti fornitura. Lei vince 500.000 lire in gettoni d'oro, va bene. Lei invece vince 1.500.000 lire in gettoni d'oro e lei, cara signora Bornaccioni, signorina Bornaccioni, che si impiccia, cosa lei che... Dove? Lei ha vinto 3 milioni in gettoni d'oro più polizza Mediolanum della durata di 5 anni. Complimenti e bravi. Arrivederci. Accomodatevi qui. Arrivederci. Arrivederci. E anche voi che siete a casa non lasciatevi sfuggire questa occasione di avere anche voi questa assicurazione Casa Serena Mediolanum. Ricordatevi, acquistate Nelson Piatti e adesso vi faccio spiegare tutto quanto per benino e tu vai. Vai. Cava, lo paga Nelson Piatti. Sì, Nelson Piatti ti regala l'assicurazione Mediolanum Casa Serena, che copre i danni che tu e i tuoi familiari potete provocare ad altre persone o cose. Ed è completamente gratuita, dura un anno, ha un massimale di 500 milioni e non c'è alcun obbligo di rinnovo. Per avere l'assicurazione Casa Serena, invia due prove d'acquisto di Nelson Piatti per raccomandata a Mediolanum Assicurazioni, operazione Nelson, Palazzo Canova, Segrate. Chiama questo numero verde per ulteriori informazioni. Nelson Piatti, preoccupazioni? Addio! E così anche Nelson Piatti ci lascia, non ci lascia, come avete sentito, il concorso che continua tranquillamente. Però noi vogliamo ringraziare Nelson Piatti che ci ha dato modo di apprezzare questo tipo di sponsorizzazione, ci ha dato modo anche di apprezzare questa famosa polizza Mediolanum Casa Serena e ci ha anche divertito. Io vorrei, a nome anche di tutti quanti voi, ringraziare la Nelson Piatti e rivolgerle, come abbiamo fatto prima per l'altro sponsor, un caloroso saluto. Grazie. Molti di voi forse si saranno chiesti perché ho mandato via prima Antonella, c'è una ragione, perché deve andarsi a cambiare d'abito, perché si è messa in testa di voler cantare e ballare, quindi tra poco la vedremo ballare e cantare, non so come finirà, spero bene, non lo so, lo vedremo fra qualche minuto. Batte il cuore. Senti, è una prova che devi sostenere. Io spero che tu sia brava come lo sei stata durante le prove. Si cimenta in un brano particolare, cioè Chorus Line. Ricorderete il film Chorus Line, il finale di Chorus Line? Se non lo ricordate perché non l'avete magari visto, non ha importanza, perché il motivo è accattivante e il balletto è piacevole a vedersi. D'accordo? Senti, se ti dovessi sbagliare, continua ad andare avanti lo stesso, va bene? Come se nulla fosse. Come se nulla fosse, d'accordo? Vabbè. Allora ti vuoi preparare? Allora lì è la posizione, il maestro e l'orchestra ti accompagnano. Bacio, Corrado, di fortuna. Ma sì, ne ho viste di peggio. Attenta, Antonella. Attenzione. 1, 2, 3, 4.
rest. Fold the girl and say goodbye. Complimenti, dove andate? No, e presenta anche i tuoi due compagni di lavoro. Roberto, Maurizio. T'hanno salvato loro, eh? Antonella. Vabbè, brava, complimenti, sei stata proprio brava. Ciao. Devo dire che se l'è cavata brillantemente, cioè, cos'è? Altro componente, professore d'orchestra della Economic Orchestra che si va a preparare naturalmente. E adesso siamo al settimo concorrente. Che è il numero, vi ha portato il numero 6 per il concorso di sorrisi e canzoni. Il signor Arturo Campagnolo di Fontaniva PD. PD. Padova, Padova. E scriveteglielo, poverina, sì, però. Dai, perché, faccio una figura. Perdoni, lei cosa fa nella vita? L'operaio. Il ferraiolo. Il ferraiolo? Sì. Le chiedo scusa, cioè cosa consiste questo lavoro? Cioè... La struttura in ferro della rete in pratica degli travi. Ah, ecco, le strutture in ferro di capannoni, eccetera, il ferraiolo, quindi lei esercita questa attività, ecco, e qui alla corrida, cosa stai facendo, scusa? Dunque, e lei qui alla corrida invece che cosa fa? Sono venuto a fare un'imitazione alla motocross. Di una motocicletta da motocross? Sì. È venuto per farci questa imitazione? Sì. Ecco, forse questa sarebbe la motocicletta. Sì, insomma, ecco. Falla seduto con una motocicletta. Certo, benissimo. Allora, siamo qua per sentirla. Mette in moto e poi parte. Sì. Motocicletta, motocross. Sì. Prego. Finita la benzina, che è? No, lei ha terminato forse prima del tempo o ha finito il giro? Non ce la fa più. Non ce la fa più. Allora a questo punto prima ancora che... Calma. Vabbè. Oh.
Attento perché lui può pure rispondere nel, in quel modo lì, eh? Cioè, no, comunque è stato simpaticissimo e divertentissimo. Senta, la nostra Antonella si vede che si sta ancora cambiando, non le dispiace andarsene da sola. Ah, scusa, la motocicletta, se se la potesse portare via. Abbia pazienza, scusi, abbia pazienza. Scusi, mi perdono. Antonella si sta ancora cambiando per ritornare alla normalità. E adesso presentiamo l'ottavo concorrente. Che ci porta il numero 8 per il concorso di sorrisi e canzoni. E la signora? Yolanda Abati di San Giovanni in Persiceto, Bologna. Bologna, Persiceto, Persiceto, Bologna. Signora, le chiedo scusa, ma dobbiamo fare un intervallo, poi ci parliamo fra qualche minuto. Ci vediamo tra poco, grazie. Allora siamo qua con la signora Abati, Yolanda Abati di San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna, alla quale chiedo che attività svolge. Io faccio la sfoglina. Fa la? Sfoglina. Cos'è la sfoglina? La sfoglia. Ah, la sfoglia. Sì, cioè, sì. A lei dalla mattina alla sera? Tagliatelle, ravioli, spaghetti, tortelloni, tutta roba buonissima. Ah, le prepara proprio da sé? Sì, cioè, sì. Ma dalla mattina alla col sera? Mattarello. Col mattarello. Col mattarello. Col mattarello. Sì, però le chiedo scusa. Cioè, lei è un'attività che svolge come attività, diciamo così, come mestiere? No, cioè, vado a fare delle ore nei ristoranti. Ah, va a lavorare nei ristoranti e prepara le sfoglie, eccetera. Allora in questi ristoranti si mangia bene grazie a lei. Sì, molto. Senta, come mai suona il mandolino? È una passione che ho avuto, un hobby. Un hobby da ragazza? Ho cominciato a suonare con 10-12 anni, un paesino alle campagne, molto allegro, sì. E ora si suonava tutte le sere, cantare, ballare, suonare. E mangiare? E mangiare? Sempre. Insomma, la mia vita è stata sempre fatta così. Oh, meno male, va, una persona allegra è venuta a trovarci qui alla corrida, sono allegre anche le altre persone, però lei è particolarmente allegra. Malgrado gli anni sì un po', ma sono sempre stata persona allegra. Bene, senza dire malgrado gli anni, le persone allegre hanno molti anni in meno. Io sono giovane di spirito. Ecco, questa è la cosa importante, questa è la cosa. Brava signora. Grazie. E senta, con il mandolino cosa ci fa ascoltare? Casacioc. Casacioc? Sì. Oh, sembra bolognese quasi, Casacioc. È un tortellino. Vai pure, vai. Vai tortellino, vai. Signora Abati, Grazie, ha riscosso applausi e
E Corrado, simpatico e bello? Sì, c'è qua il maestro Brigadino. Un bacio alla regina del Mattarello. Vieni qua, vieni qua. Maestro, non vuoi dare un bacio? Sì, ma il maestro Brigadino ci tiene. Anche a lei. Se sapesse di un'invidia. E di un'invidia. Tanta simpaticissima e brava. Grazie, grazie. Molto gentile. Vada pure, signore. Altri componenti della Economic Orchestra che si vanno a preparare per il brano finale che avremo tra non molto. Benissimo, e adesso passiamo all'ultimo concorrente, al nono concorrente. Sì, lei è arrivato da solo. Ah no, ma dove eri? Là, Chris, stavo no. sentendo la signora. Tu che hai portato il numero uno. Il signor Carmine Buonaugura di Palma Campana, Napoli. Ecco, brava, vedi che c'è. Campana? Campania. Ah, Campania! Non c'è la G. Beh, vabbè, no, la G, che c'entra la G? La Campania. I. Campania. Campania, Campania, sì, vabbè, ciao. Ciao. Vabbè, allora. Dunque, senta. Lei che cosa fa? Vive lì dove ha detto? Sì, a Palma Campania. Palma Campania. Campania. Ecco, e che cosa fa a Palma Campania? Un venditore ambulante. Venditore ambulante di che genere? C'è abbigliamento. Settore abbigliamento. Abbigliamento per uomo, per donna? Donna, o, donna. Per donna, ma sì. Abbigliamento intimo? No. No. No, buone vestite, cioè. Come vanno gli affari? Abbastanza benissimo. No, quest'anno vanno un pochettino male perché il tempo non è. Lo so, beh, adesso però sta arrivando il caldo, insomma, speriamo. Speriamo che vanno tutte le cose bene. Glielo auguro di cuore, veramente. Grazie. Dunque, qui alla corrida lei non è venuto certo per vendere abiti, ma per. No, per cantare. Per cantare. Come mai le è venuto in mente di cantare? Cioè ho sempre avuto la passione di cantare, diciamo così. Ma ha cantato anche in altre occasioni? Ormai non ho mai cantato. Solo che ho fatto dei provini a Roma, così, fatto romanzi, eccetera. Non ho mai cantato. Questa è la prima volta che mi esibisce a pubblico. Cioè, mi scusi. Cioè, lei ha fatto dei provini per fare dei fotoromanzi? Sì. E non l'hanno accettato? Mai. Beh, però ha il coraggio di dire mai, non mi hanno mai accettato. No, perché molti magari direbbero, sì, però non avevo tempo, non potevo. Cioè, dice, lei proprio hanno detto no. E vabbè, speriamo che vada meglio qui come cantante. Speriamo in questo pubblico romano. Non si sa mai. Cosa ci canta? Canto una canzone di Credeville, Non pensare a me. Non pensare a me. Impegnativa. Impegnativa. È una canzone impegnativa, lo so, è molto impegnativa. Vabbè, speriamo che vada tutto quanto bene. D'accordo, prego. Oh. Pensare a me, continui pure alla tua strada, senza mai pensare a me. Tante cose vuoi, ci è stata solo una parentesi fra noi. Forse piangerò, ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quanto ho cedo. Certo che mi
Mi nasce il sospetto che se i provini che ha fatto per i fotoromanzi erano così come l'esecuzione della canzone, certo che le hanno detto di no. Ecco, qui aveva comunque come scusante il fatto, mi stava dicendo che era un po' giù di voce, a Roma forse, magari il freddo con sto caldo che ha cominciato. Vuole stare a partecipare a questo problema? Certo, l'importante è che la sua attività non ne subisca danno, ecco, spero. Questa è la cosa importante. Arrivederci, di nuovo, sta comodi. Allora, a questo punto abbiamo sentito i nostri concorrenti, non ci rimane che lo spareggio, non ci rimane che ascoltare l'Economic Orchestra che intanto sta provando e non ci rimane altro che ringraziare la nostra Chris che ci comunica il valore del jolly per il concorso, facciamo 40 di Sorrisi e Canzoni che termina con questa settimana, il valore del jolly è meno 7. Quindi partecipate perché sapete che tutti gli italiani poi partecipano alla estrazione di un premio di 100 milioni in gettoni d'oro. Chris, è finito? Sì, è finito. Oh. La corrida è finita, sono finite le tue fatiche come coreografa dei balletti del pubblico che hai condotto in maniera veramente incredibile. Poca gente ha creduto veramente che tu riuscissi in così poco tempo a mettere su quei balletti che a volte sono stati decisamente deliziosi, proprio tanto da richiedere addirittura il bis. Senti, io ti ringrazio per questa tua nuova fatica, nella veste di Valletta sei stata bravissima e simpaticissima. Però, sai una cosa? Sì. Mi fanno tanto male i piedi, preferisco quelle scarpe di ginnastica. Preferisci queste scarpe di ginnastica? Sono va bene, adesso puoi approfittare, andare di là e toglierti queste scarpe e metterti così impari a uscire da casa in questo modo, va bene? Ciao cara, grazie. Bacio. Di tutto. Maestro. E complimenti per come hai addestrato Antonella, veramente. Brava, è stata veramente brava. Antonella, maestro, un bacio anche. Così alla mano, no? Così. Senti, a te se non hanno una certa età non ti piace farti baciare di qua e di là, vero? Solo se hanno superato i 60, no, allora. Scusa, è arrivata Chris, è carina, e così è tu, mamma. Dopo ti spiego alcune cose. Senti, c'è una cosa. Abbiamo parlato dell'Economic Orchestra, sì. Abbiamo parlato della grande orchestra che sì. Prima abbiamo salutato. Io vorrei anche ringraziare i tuoi solisti, i tuoi magnifici solisti che hanno accompagnato a volte in condizioni direi quasi disperate tutti i nostri concorrenti. Sono 13 settimane che sono lì a fare il loro dovere e io vorrei che tu li presentassi uno ad uno subito. Che si sbizzarrissero in un... intanto presentaci. Intanto li presento. Eric Daniel, Paolo Zampini, Alfredo Santolocchi, Claudio Pacifici, Mike Appelbaum, Mario Corvini, Vincenzo Romano, Vittorio Solsini, Massimo D'Agostino, Franco Corvasse, Aldo Ferra. E senti, con questo piccolo validissimo complesso di solisti cosa ci fai ascoltare? Ho affrontato Mozart questa sera. Beh, proprio stasera, Mozart. Potrebbe esserci una cosetta Mozart un po' Mozart alla turca, da una sonata di... Mozart virgola alla turca. Sì. No, Mozart alla turca. No. Cioè, che cosa ci fai ascoltare? La marcia turca, mi sembra. La marcia turca, sì, alla turca. Alla turca, cioè, marcia turca di Mozart. Turca di Mozart alla turca. Prego, vuoi sederti sull'ottomana? Sì.
Grazie, in piedi. Complimenti maestro. Grazie. Complimenti come al solito. Grazie. E appuntamento fra qualche minuto per lo spareggio e poi successivamente per la esecuzione, questi fanno ridere, di fronte all'esecuzione della Economic Orchestra, lo sentirete tra poco, grazie. Ed eccoci giunti al momento dello spareggio. Io voglio ricordare alle persone che hanno seguito fin qui la trasmissione quali sono i personaggi, i concorrenti che hanno ricevuto soltanto applausi. E sono esattamente la signora Teresa Guarino di Enna che ha cantato E se domani. E se domani io non potessi rivedere te. I signori Giuseppe Huber e Michele Sennoner di Ortisei Bolzano che hanno eseguito il Carnevale di Venezia, uno suonando la chitarra e l'altro fischiando. La signora Yolanda Abati di San Giovanni in Persiceto, Bologna, che ha suonato con il mandolino Casa Cioc. A questo punto sapete qual è la regola anche per questa ultima trasmissione della corrida, cioè chi applaude un concorrente non deve applaudire gli altri. Vediamo a chi volete assegnare il primo premio. Allora li nominerò ancora una volta e vediamo un po' quello che succede. Per la signora Teresa Guarino di Enna che ha cantato E se domani. Grazie, basta così. Per i signori Giuseppe Huber e Michele Sennoner di Ortisei, Bolzano, che hanno eseguito il Carnevale di Venezia, uno suonando la chitarra e l'altro fischiando. Grazie, basta così, si vede che si sono riservati tutti quanti di dare il loro applauso, credo, alla signora Yolanda Abati di San Giovanni in Persiceto, Bologna, che ha suonato con il mandolino Casa Cioc. Primo premio lo abbiamo assegnato e adesso naturalmente dovete rivolgere il vostro applauso a uno degli altri concorrenti in modo da assegnare il secondo premio. Quindi ricominciamo lo spareggio per la signora Teresa Guarino di Enna che ha cantato E se domani. Grazie, basta così. Per i signori Giuseppe Huber e Michele Sennoner di Ortisei Bolzano che hanno eseguito il Carnevale di Venezia. E non ci sono dubbi, il secondo premio va assegnato ai signori Giuseppe Huber e Michele Sennoner di Ortisei Bolzano. A questo punto possiamo unire tutti gli applausi per congedare la signora Teresa Guarino di Enna che è stata molto brava e che se fosse capitata in altra trasmissione sicuramente avrebbe vinto il primo premio. Io le faccio tanti carissimi complimenti e auguri signora, si accomodi pure. E adesso lasciate che io dica ai signori vincitori quali sono i premi che andranno a loro, alla signora. Signora! Sì, allora, lei vince questi premi ITT Nokia, una videocamera standard 8 mm compatta e maneggevole, un TV Color 21 pollici predisposto televideo e un videoregistratore VHS con tecnica ASO brevetto esclusivo ITT Nokia per migliorare la qualità dell'immagine. Prego, si immagini, signora. E ai due signori, Giuseppe Huber e Michele Sennoner, va... Ma siamo all'ultima trasmissione, dovrebbe andare un TV Color, uno solo, che vi dovreste prestare un giorno sì e un giorno no, uno con l'altro, ma io penso di interpretare il desiderio anche di TT Nokia assegnandovene uno ciascuno. Un TV Color 21 pollici e un videoregistratore TT Nokia. E a tutti i partecipanti va un orologio della corrida e una maglietta della Taverner. Allora, concediamoci dal signor Sennoner, dal signor Huber, complimenti anche a voi,
e lasciamo che a concludere così la parte riservata al vincitore sia appunto la signora Abati Yolanda. Signora Yolanda, è pronta per rifaccia Casa Shock, lo rifà Casa Shock, sì. Cerchi di non farlo, possiamo abbreviarlo un pochino, certo. La signora mi guarda, fa solo io... casa e non fa choc, cioè no, ti voglio dire, no, facciamo choc. Facciamo un pochino più corto, se non dispiace, anche perché l'orchestra, l'Economic Orchestra, sta preparandosi, stanno intonandosi, e una volta che hanno preso l'intonazione, la tonalità, addio. Se non li becchiamo nel momento giusto, lui solo sa quello che può succedere. Allora è pronta, signora? Casa Shock, avanti, forza, tutti, avanti! Brava, un bacino, rieccola, sì, va benissimo. Allora, sì. Prega Dio, noi ci vediamo tra poco. Signora, per l'esecuzione della Economic Orchestra, un'esecuzione, devo dire, unica al mondo, da non perdere, un pezzo da antologia televisiva. Ci vediamo tra pochissimo. Ed eccoci giunti alla tanto attesa e sospirata esecuzione della Economic Orchestra. Che cos'è questa Economic Orchestra? È un'orchestra che abbiamo creato con alcuni dilettanti che si sono esibiti quest'anno e anche negli anni passati. È un'orchestra un pochino particolare, devo dire, che eseguirà un motivo celeberrimo e lo eseguirà senza in pratica usare alcuno strumento, perché sono tutti strumenti o inventati o strumenti un pochino particolari. Qui c'è il maestro, sì, prego maestro. Sono strumenti non tradizionali. Ecco maestro, anzi, sì. Potessi usare il termine, sì, in italiano, oserei dire stradizionali. Stradizionali. Molto bene. Ecco, io, se mi permetti, come prima ho presentato i tuoi professori d'orchestra, sì, vorrei presentare anche questo esimio gruppo che mi sembra, insomma, meriti di essere, certo, rappresentato. Allora, certo, vorrei che il nostro regista vicario inquadrasse subito il primo professore d'orchestra, che è allo schiocco delle dita, il signor Giuliano Baraldi Edicolante. Alle pernacchie ascellari in si bemolle, Leonardo Vitelli, pensionato. Ai cucchiai, Bruno Manzoni, autista. Al pettine, Vincenzo Berlino, operaio. Alla tromba imitata, Giuseppe Silvestri, muratore. Alla chitarra havaiana nasale, Dante Giuliano Cuoco. Al fischio, Carlo Vedovelli, pensionato. Alla foglia d'edera, Dario Cordioli Sarto. Alla zucca, Giovanna Mansueto, casalinga. Maestro... Io penso che veramente abbiamo nominato degli strumenti inesistenti. Volevo sotto certi aspetti. Titolo, no? Prego. Il titolo. Il titolo, sì. Il titolo fa parte di una tetralogia, sì, della
Romagna. Della Romagna. E infatti si chiama Romagna mia. A Romagna sì, mia. Anzi, io direi una cosa, a un certo punto, quando tu darai il via, anche voi cantate sì, tutti insieme Romagna mia. Perché penso che finire la trasmissione così in bellezza, con un bel coro, con una canzone allegra anche da parte del pubblico, sia di buon auspicio per un... per un futuro, al mio cenno, al tuo cenno. Per intanto, se vuoi dare il via, sì, alla... Vincenzo, crea, sì, creiamo l'atmosfera. Sì, che parte prima. Sì, scusi, le chiedo scusa, ma dovrebbe togliere sì, la custodia del suo strumento, per favore. Ecco. Prego. Prego. Sembra quasi un salmo responsoriale, sì, perché sì, proposto. Sì. Allora. Senti, io ti dirò una cosa, questi mettono su un'orchestra, vanno in giro per i teatri, sì, vanno in giro per le piazze, sì, la prossima estate, hai capito? Questi te lo dico, questi fanno i soldi a palazzo. Sì.
Comunque mi pare che non potevamo terminare in modo migliore questa puntata della corrida, questa ultima puntata, anche se sabato prossimo ci sarà l'album, c'è ancora la corrida, altra trasmissione da non perdere, perché vi presenteremo 50-60 concorrenti uno dietro l'altro in una fuga addirittura di immagini. Bene, a questo punto, gentili amiche e amici che ci avete seguito per 13 puntate, io vi ringrazio veramente di cuore. Beh, forse un po' la voce mi trema, ma è giusto, perché abbandonare tante persone che ci hanno seguito con tanto affetto dispiace sempre. Così come mi dispiace lasciare la brava Antonella, che ha dimostrato di essere molto brava, soprattutto questa sera. Anche a me dispiace molto lasciarla. Va bene. E lasciare voi, lasciare tutti voi. Bene, e salutiamo con un calorosissimo applauso questa valida colonna della trasmissione, Roberto Pregadio. Grazie, grazie, grazie e buonasera a tutti. Buonasera. La corrida è stata presentata da Nuovo Nelson Piatti. Grasse odori difficili? Li cancella completamente.